Salve, sono Bottolini Ivan del meetup di Udine, mi trovo in località chiusa forte, qui dietro di me c'è una barriera che impedisce di proseguire sull'Alpe Adria per via dei lavori di realizzazione del tunnel che farà modificare la statale Ponte Pala. Quindi di fatto da qui, se si vuole proseguire a nord verso Tarvisio, bisogna scendere giù nella statale e ricollegarsi alla ciclovia all'altezza di Donia per un totale di circa 6 km sulla statale. E adesso noi continuiamo il nostro percorso verso valle e quindi attendiamo ansiosi che prima o poi questi lavori finiscano e non ci sia più questa interruzione. Quindi di nuovo in sella. There's no way this could happen so fast. Listen to me. Here it goes. I'm tearing it up, I'm tired of your schemes. I'm making it happen, rising from my knees. We had our time. You now, every day, in every way, I'm getting.
Ed ecco qui si conclude la ciclovia Alpe Adria, almeno il tratto di sicurezza che segue la vecchia ferrovia. Siamo sempre speranzosi che nei prossimi anni, massimo nei prossimi 5 anni, venga completato tutto il tratto fino a Grado. E adesso io continuerò per strade secondarie e scenderò giù a Venzone, Venzone Gemona, Gemona Buia, poi da Buia imbocco l'Ippovia che mi porterà tramite una strada sicura fino a Udine. Quindi qui si conclude il tratto finora realizzato della ciclovia Alpe Adria per quanto riguarda la parte montana e della Val Canale. E prossimo video vediamo come raggiungere Venzone tramite vie secondarie.